Hola Luciadores e scoscesi scavallatori di perpendicoli, ben ritrovati dal vostro Silver e dalla nostra Aloy. Siamo qui su Horizon Zero Dawn per proseguire quella che è la nostra quest principale, perché dobbiamo andare da Sona e attaccare la base dei tizi stronzi che abbiamo seccato l'altra volta, dove abbiamo trovato il loro deposito di vampa. Prima di farlo però, ragazzuoli, volevo testare una cosa insieme. Come sapete cercherò di non raccattare più legna, perché mi sono accorto che tenevo via mezza borsa solo quei legnetti, come le persone intelligenti. La cosa che volevo fare era questa: visto che abbiamo acquistato le mappe, vedete, vengono segnalati sulla mappa i punti dove ci sono gli item che ci interessano. Fra l'altro, abbiamo queste statuette che ignoravo vi fossero, fra virgolette, perché la tazza l'avevamo trovata, avevamo trovato i fiori, questi qua di metallo. E poi questo sono i punti osservatorio. Devo focalizzare un po' le cose, però vabbè, siamo sulla strada, proveremo a vedere un attimino questi oggetti dove vengono situ collocati. Allora, l'istinto era quello di saltare e aprire la paravela. Il problema è che giustamente devo continuamente ricordarmi che non sto giocando a Zelda, che può essere effettivamente un problema, perché in realtà per voi questi video escono, come dico sempre, in maniera alternata corretta. Invece, per quanto mi riguarda, non sto giocando Horizon da una settimana, quindi sbaglierò i comandi e via dicendo. Purtroppo sono stato via per motivi personali e quindi zitta. Allora, vediamo un pochino. Quello che mi interessava sapere e soprattutto vedere era come si collocava sulla mappa l'item, ossia la mappa ci evidenzia una zona dove si trova l'item. Allora, eccolo qua, perfetto. Allora, quando noi lo troviamo sulla mappa, non è... Scusatemi, ce la posso fa? Ragazzi, ce la posso fa? Grazie. L'item non è precisamente al centro della zona, ossia quella è la zona in cui si trova l'item. Sarebbe stato pretendere troppo, evidentemente, però va bene, non è un problema, sopravviveremo a questo. Ok, perfetto. Bon, ho cercato di riprendere un secondo contatto con la realtà e col tacchino. Yeah! Anche perché non sembra, ma quando fra questo video e il prossimo mi dedicherò al raccattaggio di robe animali e via dicendo, che bello, probabilmente mi troverete con molti punti in più, perché anche cacciare dà tantissimi punti. Quindi potrei addirittura trovarmi con un livellino fatto solo per aver cacciato procioni, che non è una brutta roba. Voilà. Una sacchina medica doppia. Ammazza, 20... No, 1, appunto. Stavo dicendo 28, no, 1. Allora, noi ricordiamoci sempre che abbiamo anche da raccattare roba. Diventando un cecchino veramente spietato, cattivo e dedito anche al turpiloquio interiore. Niente. Tra l'altro, cos'è che ci manca per creare queste benedette cose? Allora, inventario, abbiamo oggetti speciali. Ah, l'altra tazza. Fra l'altro, cazzarola, testa di piffero, diciamo piffero. Dobbiamo tornare indietro, perché una volta che noi li abbiamo raccattati gli item, non siamo obbligati a tenerli con noi. Li possiamo vendere e la cosa ci torna assolutamente buona. Là. Yeah! Perfetto. Li possiamo vendere, la cosa ci torna assolutamente buona. Ponte. Facciamo il ponte che è meglio. Queste sono amare, ma utili. Sono piante da amare. Sono piante da amare. Quanto siamo botanici. Fra l'altro, il punto osservatorio, allora è questo? No. Tecnicamente... Oh sì. Le mugne! Lo scopriremo subito. Se ce lo dà per trovato. Possiamo salire più su di così? No. No. Ok. No, il punto osservatorio non è questo. Guardate che bello che si vede l'arco là in mezzo da cui siamo scesi. La montagna è dipinta. Non mi ero mica accorto. Figata.
Allora, vediamo un pochino. No, effettivamente qua siamo ai margini della mappa. Perfetto. Ok, rischietto di spezzarmi la noce del capocollo. Allora, signor mercante di robe balorde, venga qua un secondo da me, lei. Allora, innanzitutto dovrebbe darci... Esatto. Allora. Ah, ok, non ce lo dà. Stronzacchio. Allora è una per mercante, non una al giorno. Perfetto, allora, guarda, chiappo così. Ne compro ancora una di queste, che l'altra ci aveva fruttato poco. Allora... Perché mi dice... Eh no. Allora non da tutti i mercanti, o non si possono vendere. Ci abbiamo dell'indecisione mentale qui, eh. Decidiamoci. Niente, vabbè. Allora ho colto male il concetto io. Ok, non possiamo neanche liberarci dei legnetti novità. Vabbè, fa niente. Allora, dato che abbiamo deciso di prendere questa direzione, tanto poi tagliamo la strada, non è un problema. Andiamo a scoprire in cosa consistono questi punti osservatorio, allora. Ci loviamo il dubbio, non che magari sia una cosa veramente utile a modo suo. Ok. Where is? What? Siamo anche sulla strada giusta. Logicamente mi dimentico che il sistema di calcolo della distanza di Horizon è basato sulla strada principale. Non ha un concetto in linea d'aria. Adesso ti sticchio le orecchie, ti stacco le orecchie. Tacchino del cazzo, dove... Fermati! Gesù dei pony, è inutile che scappi! Ti uccido lo stesso. Non pensare che ti lasci vivere solo perché sei una tacchinella. Così, tac. Ciccio di secchio. Abbiamo trovato anche dei cervaviti. Perfetto. Però io sto uscendo dalla zona osservatorio, che non ho capito cosa minchia sia. Non vedo segnali particolari di alcunché. E neanche di alcunchi, fra l'altro. Non credo sia un item, pensavo fosse più una roba, una torre. Probabilmente mi sbagliavo. Appunto, siamo... Sono alquanto perpluto, eh. Sono alquanto perpluto. Oh, adesso, come in Zelda, arrivano i fulmini. Devo uscire dal tunnel di Zelda, solo che è fantastico. Che sia questo? Dai, pignola. Sei vignola. Dai, spignolati. Spignolati. Accedi a cache dell'osservatorio. What? Ah, ok, sì. Ah! Forte! C'è scritto pigia triangolo se vuoi l'audio dell'osservatorio. Io ho pigiato triangolo, questa audioguida del saltimbanco non funziona. Vuoi vedere che era una musica? Qua ti mostra com'era prima praticamente. Ok, punti di osservazione. Molto interessante, molto interessante. Ho fatto bene a togliermi questo diciamo, questa curiosità. Allora, questa cassa delle scorte cos'è? Allora, beh, innanzitutto dobbiamo aprire giustamente. Ma schioppatela. Ah, ok, sono sacche che con te... che culo. Che culo. Cioè, uno vuole liberarsi dei legnetti e... Puppa di secchio. Bei momenti, bei momenti. M'han detto che erano bei momenti. Allora.
Vedete, c'è scritto scambia con i mercanti. Ah, no, scambia, non vendi. Porca galera. E sono diversi. Perfetto. You fly wayfarers. Che figata. Posso avere la mia tazza personalizzata del Silver Players? No, eh. Beh, uno ci prova. Ok, va bene. Che ha detto? Vediamo se... Tour dell'Apocasino. Oh. Giorno 3. Avevo 13 anni. Quando sono entrato qui ho spaccato tutto. Bravo. Adesso è colpa tua se non c'è più niente. Credo si chiamasse Star. È stato il mio primo arresto. Ah. Una pietra miliare per la famiglia Amati. Ero proprio una piccola peste. Bene, finisce così? Cioè, è un ricordo strano per essere una cosa da museo. Non sento proprio più niente. Quindi direi che è andata così. Va bene. Ok. Gli abbiamo dato tempo di proliferare. Non ha proliferato. Cazzarola sua. Allora, torniamo a seguire il sentiero. Che è la cosa più bella del mondo. Anche perché non abbiamo lasciato un mollichello di pane. Perché siamo privi di pane. Che già di suo è una giustificazione abbastanza... ovvia. In secondo luogo abbiamo anche il problema che piove e le mollichelle di pane fanno pappetta schifo. Però è finito. La fustia si dirada. Va bene, e il tacchino muore. Là. Oh, bene. Apprezzo quando il tacchino mi rilascia l'osso. Sto sentendo rumori meccanici. Tacchini meccanici! Vieni qui. Lo youtuber che vi fa anche il richiamo del tacchino. Cosa volete di più? Della sciamella? Le mugne. Diciamo che come sempre ogni tanto vediamo essere graziati per le nostre imprecisioni frecifere. Però vabbè, dai. Non lamentiamoci troppo. Anche perché sennò sarebbero state bestemmie. Là. Perfetto. Allora, questo è il sentiero. Ok, no, perché un attimo fa i numeri stavano aumentando mentre ci avvicinavamo. Sa essere confusa, Aloy, sa essere confusa nel suo piccolo, La prossima volta ci compriamo una gondola in bachelite e non gli diciamo niente a nessuno, stiamo lì a guardarla, la mettiamo sul comò e passiamo 50 ore di gioco a guardare la gondola. E ripensare ai bei tempi andati. Spazzini, merdacchio. Merdacchio a pupazzi. Avrei evitato volentieri. Anche se alla fine spazzini. Spazzini uguale risorse, quindi. E cinghialo uguale colpo al cervelletto e noce di capoco. Ma fottiti, cinghialo! Cinghialo! Che cazzo. Tra l'altro facciamo che prima di restare a piotte là, guarda che bello massimo. Allora, se riusciamo a fare i big danni. Vai. Che odio. Ti odio. Caro il mio cervavito, ti odio quando fai così. Tra l'altro sono scannerizzabili anche i cervaviti e si può portarsi a casa la loro peculiarità. Ehi! Figlio di una balorda! Te possino, ci hai provato, eh? Per essere uno che non tocca Horizon da una settimana ho avuto dei riflessi pronti. Di solito gioco di merda quando ci ragiona, quella è la cosa fantastica. Invece quando vado distinto magari... Ok, un frammento di metallo, mi raccomando, non troppi. Infatti vediamo che le bestiole qua ce ne danno veramente pochi in proporzione al nostro interesse. Della vampa che ne abbiamo da svampare. Allora, abbiamo un falò poco avanti a cui andremo a salvare le nostre chiappole e poi proseguiremo sul sentiero che è quello che dobbiamo seguire, quindi va bene, perfetto. Allora, il falò che ce l'abbiamo dietro le natiche. Le proto!
stiamo diventando veramente dei cacciatori provetti. Quanta gioia in fondo al cuore. Vedete che non ho chiamato sentinelle per puro caso. La cosa bella è che sto ancora dormendo, che è mattina, e non sono nel pieno delle mie facoltà e sto facendo meno cazzate del solito. Io comincerei col farmi due domande a questo punto. Ok. Ho visto esserci un corsiero, che ci fa anche comodo. Ma lo acchiapperemo fra un attimo. Prima voglio fare altre... Mi piace perché qua i fiumi diventano profondi in un amen. Tu scegli che bello, pensi di galleggiare con sufficienza, fra l'altro. E sufficienza anche. Però più sufficienza. Vediamo se... Là. Ok, vediamo se riusciamo a sgattabuiare prima la sentinella, non sarebbe male, eh. Quanto distante possono arrivare le nostre frecce? Tiriamo dei missili. Per piacere. Non c'è un vero e proprio range di... Guarda un po'. Salve, stia buona lì, sorrida, è su candy camera. Questa ad esempio l'avevo mancata palesemente, la lente principale, Non ho vergogna ad ammetterlo. Ormai non recuperiamo più nemmeno risorse da questi esseri. Santo foruncolo. Dai, no, meno male. Ah, ecco, fra l'altro ho saputo esservi una... potere, un'abilità, diciamo abilità che forse è più giusto e corretto, che permette di sostituire le bobine da archi, vestiti e robe simili senza perderle, quindi si possono mantenere appunto quelle che si smontano. Molto interessante, quindi direi che per ora possiamo anche tenercele buonine un secondo. Allora, stavo pensando quasi se io vado a recuperare il corsiero di là. Possiamo anche fare un attimino prima, dato che poi ricordiamoci sempre che i corsieri, prodi e fidi, quadrupedi, equinidi, digitaloidi, sono anche bravi bambini perché poi ci difendono in caso di botte da orbi, da genti estranee. Ah, sono arrivati anche i cervaviti, sono arrivati vicino al... Là! Noi! Sta fermo! Santa Madonna! Fermati! Procione! La porca galera! Niente, vabbè. Ok, almeno uno l'abbiamo chiappato. Allora, inoltre, stavo giusto dicendo che i corsieri adesso ci notano meno, ma non è così. Non è affatto così. Olè. Volevo overdrivarti e invece mi tocca massa fotterti. Mi spiace un pochino, mi spiace. Avrei voluto tu fossi il mio prode cavallino, ma stupidamente non mi sono avvicinato in maniera appropinquante e accomodante, quindi ciccia di secchio. Devo aspettare che se ne diano una calmata. Quelli sono corsieri. Sì. Mo. Dai, stiamo nell'erba. Sto sentendo rumore di cinchialo. Cinchialo? Bel cinchialo? Ti ho sentito nelle vicinanze. Palesati. Non si palesa. Il cinchialo ha deciso di non palesarsi. Peggio per lui! Non diventerà il nostro merendino. Non ho ben capito perché. Oh, ragazzi, mi servite vivi. Ho capito.
Ma se non c'ho più l'erbetta fresca. No, 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 non si susciti allarmismo. Stia nel suo. Porca galera, adesso questo curva. Overdrive! L'abbiamo scorazzato. Santo Castor. Ecco, una cosa in cui secondo me Horizon vince drammaticamente su Zelda è la manovrabilità degli equini. In quello veramente, ragazzi, che sia cavalli normali, che siano cavalli selvaggi, che sia tutto quello che volete, i cavalli qui si guidano che è una meraviglia. In Zelda non mi trovo così bene. Ok, semplifichiamoci un attimino la vita. Avevo visto un simpatico lepro... Però aspetta. Aspetta un po' che mi ha detto un braspero. Là. Un frammento di metallo. Non troppo tutto assieme, mi raccomando, eh. Allora, là ci sono ancora cervaviti. Che lasceremo in santa pacienza. Ok. Facciamo i fighi. Là. Perfetto. Non vado neanche a recuperare le carni, mi becco solo esclusivamente i punti, come veramente uno sterminatore di fauna locale. Professionista, fra l'altro. Sì, sto facendo qualcosa di stupido, vero? Okay. Vai, vai, scaloppa. Scaloppa, donna. Abbiamo una missione difficile da portare a termine. Voilà. Corri, corri, brava. Da qui la famosa citazione, corri, maiala, corri. È un brontosauro, è un coso flambé. Il manticerio incendiario, allora... Io direi che possiamo rischiarcela. A me piace andare a caccia di sti cosi. Vediamo un pochino, eh. Vediamo un pochino. Non gli facciamo i big danni. Però... In realtà non gli facciamo praticamente una secchia di minchia di nulla. Wow! Saluta mammata! Come sei spermaloso! Minchia! Ma perché gli facciamo così poco danno? C'è un motivo? Ma sarai stronzo! E voi direte, Silver, sei te che te la sei presa con lui, lui non ti aveva fatto niente. Cacchi suoi! Non gliel'ho mica chiesto io, Poi soprattutto vedete che gli si svuota il serbatoio della vampa. Una volta che ha sputazzato tutti i suoi averi, sto simpatico ciccio tizio non avrà più tanto da andare a raccontare la storia del pastorello. Ti salutano le gonadi, mi raccomando, Dov'è il punto che è più vulnerabile, ragazzi? Il serbatoio. Porca. Vabbè, preso da questa distanza è veramente una favola, Anche perché l'acqua ci mette un po' a concepire di attraversarla. Quindi, grazie. Non voglio perdermi il manticerio, fermalo! Vabbè, sprechiamo frecce come se avesse un senso, Ah, vediamo che la manovra incendiaria causa danni crescenti. E lui è sempre più incazzato. Wow! Aia! Sono incespicato in un petardo di garofani. Incendia anche l'acqua, ma va, culizzati.
Pezzo di stronzo! Oh, fermo lì che ti possino le mugne! Vai così, che è una figata! Cioè, vediamo che gli facciamo i danni pari a niente. Vabbè. Capirai che roba. Là. Uno, due, tre, quattro. Via. Yeah. Scusate, è giusto per... Sta perdendo il senso logico della mira, ragazzo. Lo apprezzo molto, grazie. Là. Vediamo un pochino di... Perfetto. Vediamo quanto danno... vabbè. È debole al fuoco, ma chi se ne frega. Cioè, ci conviene molto di più puntare alle faroge con le frecce così, che vengono tirate a raffica senza soluzione di continuità e fanno i big danni inutili, perché caricarle di più non serve a una benemerita minchia. Cioè, le frecce vanno tirate a nastro senza logica. Questo è un piccolo difettino discutibile. Io sto praticamente sgrillettando, ma è una cosa fantastica, dà soddisfazione, ti fa sentire più macio. Là. Logicamente verrà il momento in cui faremo danni ben maggiori con le frecce, presumo, perché se no... Ok. Sì, il nostro unico problema per ora sono i frammenti di metallo, però... possiamo recuperarne un pochino dalla vittima, ma soprattutto questo lo ci fa per i punti bonus. Dai, ti abbiamo scattafottuto la cotenna cerebrale. Sta diventando divertentissimo. A me serve anche per fare un pochino di pratica sta roba. Che voi direte, devi arrivare al video 17.014.24 per fare pratica. Sì, sono un singer, ho i miei limiti. Ah, ti hai beccato la storda, eh? Bravo, bravo. Faroge, saccocci e pululì. Guardate come si sta scatenando l'ira funesta. Fra l'altro sto notando che il serbatoio si svuota all'inizio, ma poi basta. Nel senso che non sta diminuendo la sua scorta di sputazza. La vampa sputazza. Para bailar la vampa. Yeah, 1050. Questo intendevo, ragazzi, come cosa interessante. Perfetto, abbiamo sacrificato un pochino di legnetti, ma amen. Abbiamo 516 cose di metallo e via dicendo. Volevo appunto, tra l'altro, mi ero imposto di guardare, poi non l'ho fatto. Sono un genio di quelli malvagi. Devo guardare quanto abbiamo di scorta di materiali per potenziare il saccoccino, insomma. Là. Vedi che ne è valsa la pena? Vedi che ne è assolutamente valsa la pena? Vabbè, sapete che, come vi ho già detto, farò un tentativo di strage di manticeri a cacchi miei, a cacchi buffi. Voilà. Dai. Guardate questi fiumi profondi e immondi. Cosa bella che possiamo creare frecce mentre nuotiamo, che è la cosa più sensata dell'universo. Allora, visto che la cosa mi era opposto la questione, facciamolo. Ah, ok. Mi ero dimenticato di evidenziare questo. Stavo dicendo, volevo andare a vedere questo e poi mi sono dimenticato di farlo. Cos'è che ci mancava? Una pelle di volpe per la faretra. Questa, vabbè, ci interessa relativamente, anche se però questo possiamo farlo. Anche se le frecce di precisione, come detto, non... Lancia trappole. Ok, quello ci può trovare utili. La fionda non la sto usando. E una pelle di cinghialo. Osso di pesce ce l'abbiamo. Ah no, ce ne servono due. Ops. E osso di coniglio. Ci servono un casino di osci che non abbiamo, va bene, verremo promossi con gli ossi. Allora,
Intanto cerchiamo di selezionare. Aspetta un po'. Ah, che palle. Che palle. Ah no, era Piro Radice. Vabbè, visto che comunque abbiamo usato le... Che bello. Visto che comunque abbiamo usato anche le frecce incendiofile. Ok, controlliamo. Corsieri. Fagiano, pesce. Procione, volpe. Ok. Sembra un gatto de marmo, ma... Là! Dai! Sti procioni sono ostici. Allora... No, sono semplici corsieri, non c'è altro. Niente di che. Volpina! Attenzione! Attenzione, abbiamo un item interessante. Yes, sir! Quindi dovremmo essere riusciti a ottenere quello che ci serviva, giusto? Scusa. Ho appena raccattato... Ah, non l'avevo presa! Divertente, vero? Niente, subito. Yes! Quindi adesso abbiamo la faretra a 60 frecce. Perfetto, ganzissimo. Io felice. Bene, posso usarla. E non avevo dubbi, te usi tutto. Sei come una suonatrice di citofoni abusivi. Ok, rimpinguata la sacchina medica. Sento del grufolio. No, non è il grufolio che piace a noi. Diciamo che i corsieri hanno, sono corsieri pappagallo che hanno imparato a imitare i cinghiali in maniera quasi promiscua. Va bene. Intanto controlliamo un secondo sulla mappa. Non abbiamo... Allora, abbiamo del sentinellaggio qui e l'avevo anche vista, diciamo, in lontananza. Osservatore, perché c'è questa X? Vabbè. Allora, ecco, vedete le sentinelle che vi dicevo si intravedono là in fondo. L'ho chiamata sentinella, ce l'ho fatta, avete visto, siete felici adesso. Ah, un allevamento di vedette, proprio la cosa più sensata e sensuale del mondo. Allora, vediamo un pochino. Anche perché finché stai a cazzi tuoi se ne stanno buonine, non... Non tendono a non caccare la minchia più di tanto. E io qua ci faccio spesa, ragazzi. Ci faccio spesa. Neanche mi sono preso lo sbatti di rallentare il tempo, proprio con sufficienza e tacchinaggine. Sono dei rumori inquietanti. E non penso sia il mio stomaco che produce questi rumori inquietevoli. Spero perlomeno. Ho una discreta famina, ma niente di che. Wow! Il wow era riferito a quello che sto vedendo oltre la vegetazione, a null'altro. Non a mie eventuali capacità. Yeah! Meglio che niente, ragazzi, meglio che niente. Continuo a sentire rumori stranissimi sottofondo, Fra l'altro abbiamo anche due casse dello sciacallo delle macchine che potremo anche aprirci. Va bene. Ok. Allora, vediamo un pochino. Quante vedette abbiamo ancora in giro? Quello è un tacchino. Volpe. Questa è quella che abbiamo distrutto e non ho perquisitato, mi sembrava di averne lasciata una, infatti. Là, vabbè. Queste hanno conferito almeno qualche item in più. E il Silver vi ringrazia con gioiosa gioia. Ho come la vaga impressione che troveremo macchine nuove a breve, Quello?
È uno svampatore ancora? Cosa sono? Sono fuori range. Arcapode. Macchina ostile. È un tipo ragno? Ne voglio una. Vediamo se riusciamo a non farci individuare più di tanto. Questi hanno la barriera. E sparano minchiazze futuristiche. Le famose minchiazze futuristiche. La cazzarola. E diciamo che da quello che ho capito non sono suscettibili. Ah, ok. È vulnerabile all'arco di precisione. Precisione che a loro, devo dire, manca. Wow. Sa che mi sono messo contro gente poco raccomandabile. Ecco. Allora, c'è da dire che di suo spara a minchia buffa, quindi... Ok. Possiamo vedere di distruggergli l'arma, magari, che non sarebbe una cosa malvagia. E sarebbe soprattutto fighissimo riuscire a non attirare le ire dei suoi allegri compari. Vai, vai, vai. Ah, mannaggia! Resta la trappola elettrica sul pavimento! Fighissimo! Yeah, come sono felice di questo. Non ci speravo. Puoi fermarti cortesemente un attimo? Bravissimo. Dai. No, non fare tanto lo spermaloso. Tanto sai che finirai preda delle nostre gesta. Su, arcapode del cacchio! Che è? Tafferugli? Mi stai dando la schiena? Sei scemo? Con chi te la stai prendendo? Stordito, stordito, stordito. E perché non gli facciamo una secchia di... Santo tonno! Maruzzella! Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Non so con chi se la fosse presa, ma c'è valso appunto la pena di... Ce l'ha con qualcuno, con qualcosa, con qualcunché. Non credo si stia limitando semplicemente ad andarsene. Anche perché mi offenderei non poco, ragazzo, eh. Io adesso ti devo fare la cotenna. Scusa, ma mi hanno quasi pagato per questo. No! Merdacchio a pupazzi, merdacchio a pupazzi. Merdacchio, fra l'altro, ragazzi, non so se avete notato, ma il merdacchio è specificamente... 124? Che cazzo ho beccato? Gesù dei pony. Guardati come si difendono in branco. Dai. Abbassa la barriera, amore mio. Ehi. Andata! Diciamo che gli item li recuperiamo fra un attimo, perché sennò mi tocca stare a scatafotterli tutti e potremmo metterci giorni, mesi, anni, ore. Mi hanno visto? Se ne stanno andando? C'è dell'andamento lento? No. No, no. Dai. Ok. Ok. Perfetto. Ok. Vai così. Lo so, sembro un pazzo, ma sono semplicemente scemo. Però la cosa ha sortito il suo effetto, ragazzi. Siamo riusciti a recuperare quello che volevo recuperare. Adesso ce ne possiamo anche andare bellamente verso il nostro impavido corsiero. Non abbiamo subito neanche tutti questi gran danni che uno poteva pensare. Abbiamo recuperato degli item interessanti e abbiamo scoperto una nuova creatura che adesso andremo anche a evidenziare nel nostro simpatico e gioioso. Avevo visto un coniglietto che correva felice e gliel'ho messa nel secchiolo alla distanza. Attenzione, vediamo un attimino se abbiamo scatenato l'ira funesta del peli di Achille. No, semplicemente ciccia di coniglio. Fa niente, fa niente. Come siamo tristi, tristi, disperati. Va bene.
Io in realtà volevo, esatto, vedere se riuscivo a trovare della pappa ciccia erbetta fresca, però vabbè, niente di troppo per la quale. Allora, signor Pony, venga che abbiamo un futuro prossimo avventura. Mi indica un falò. Ah, ok, il falò a cui eravamo dediti in una vita precedente. Ed è in questa direzione? Nella direzione degli arachnidi? Mi conviene di più puntare questo, che sarà più vicino anche al nostro bersaglio. Ok, non è neanche troppo distante. Piove, maremma come piove. Guarda come viene giù. Ok, vediamo se il nostro corsiero è anficchio. Ok, non dovremmo avere particolare ostilità nei dintorni e negli intramezzi. Diciamo che adesso diamo la priorità a questo. No, ho fatto una cazzatella a Bresaole. Cos'è? Un mammut? Ah no, sono manticeri, fantastico. Perché, why not? Perché è notte, why not? Vabbè, facciamo il nostro salvataggio rapido. Luchadores, intanto a sto giro io mi piazzo nell'erbetta fresca, mi nascondo un secondo e provvedo anche nel salutarvi gioiosamente e copiosamente. Cosa stai facendo, per l'amor di Dio? Ha riconosciuto l'overdrive del nostro galoppino e ce l'ha anche stordito. Sentinella zoccola, va bene, risalviamo, che è meglio, sennò dobbiamo rifarci anche la sentinella zoccola. Va bene, Luciadora, stavo dicendo, io vi... No, non ce la farò mai a salutarvi. Ma si può sapere che cazzo l'ha fatto il mio corsiere, porca di quella miseria? Oh, brutte persone, se non foste che siete dei roba. Non posso neanche ripararmi il cavalino, managgia la pupazza. Va bene, Luciadores, noi ci salutiamo qui dalla promiscuitudine dell'erbetta alta sotto la pioggia fradicia e ci vediamo nel prossimo fantastico episodio di Horizon Zero Dawn. Yahoo! Ok, ciao.